La mia idea non è quella di fare un record o di fare un tempo. Semplicemente è passare una giornata con le persone con cui ho voluto condividere questo progetto qua, sotto forma di una multidisciplina che non so se è stata fatta o se... Bici, skyrunning, bici. Ok, allora mi chiamo Manuel Stroppa e sono un ragazzo di Genova. Prevalentemente faccio trail running, corse in montagna. Nel tempo libero, comunque come attività anche di scarico per la corsa, vado in bicicletta. Il progetto si chiama Ride Bike, Summit Run e Cycling Home. Sono un po' le tre fasi del progetto. È nato nel periodo di Prime quarantena. Minister Conte to protect Italy's older population. Un'Italia. Il mio lockdown è stato dovuto a un infortunio, a un incidente dove mi hanno investito in strada. Con 30 giorni di prognosi osso sacro rotto e. Com'è Manu? Io mi trovavo comunque quindi a vivere delle giornate diverse dalla mia routine, che potevano essere quelle di allenarmi tutti i giorni, e quindi cercare di ristabilire quelli che erano per me nuovi obiettivi, no? Dalla lasciarmi la scarpa a raccogliere un oggetto che cadeva, perché davvero era problematico. E questo però mi ha aiutato a non andare giù di testa. E lì sono nate un po' di idee e di obiettivi che mi sono posto nel periodo in cui poi sarebbe finito tutto questo e finalmente a riprendere un po' gli allenamenti. In quel periodo lì mi ricordo che spesso aprivo magari la cartina, la mappa, cercavo di guardare delle creste sui monti qua in zona, qua vicini. Qua vicine che potevano. Che non avevo mai fatto, che erano un po' inesplorate. Al che vedo non tanto lontano da qua, ma a Ormea, una cresta con 1600 metri, 1670 di dislivello, partendo da Ormea, arrivando in cima a Pizzo d'Ormea. Allora inizialmente ho detto, vabbè, potrei andare là in bici, faccio la cresta e poi. Torno giù e mi prendo il treno e torno a casa, ho detto, cioè non pensavo, già ad andare in là erano 145 km, non avevo proprio ancora l'obiettivo in testa di arrivare a superare quella distanza lì. Dopo il primo mese di infortunio che ho subito, non volendo creare troppi traumi diciamo, sulla zona lombosacrale, prevalentemente andavo in bici in questo periodo qua. Al che ho pensato, proviamo il percorso in bici andata e ritorno. E così con un mio amico abbiamo fatto tutto l'anello che poi farebbe parte di questo progetto qua. Sono 265 km con quasi 4000 metri di dislivello. Da lì mi è scattato qualcosa per cui ho detto ora secondo me è il momento per fare questa prova qua. Ho cercato di vedere un po' il meteo, di vedere quello che poteva essere il periodo ideale. E da lì è nato un po' tutta l'organizzazione dietro a questa cosa qua, quindi raccontando questo progetto ho trovato davvero un appoggio da parte di tante persone, tanti amici, quindi è stato facile creare un team di supporto pronti ad accompagnarmi in questa, diciamo, in questa avventura qua. La mia idea non è quella di fare un record o di fare un tempo, semplicemente è passare una giornata davvero con le persone con cui ho voluto condividere questo progetto qua, sotto forma probabilmente di una multidisciplina che non so se è stata fatta o.
Domani mattina il programma è alle 4 del mattino, si parte. Quindi si spera di riuscire domani nell'impresa e sono abbastanza fiducioso. Indubbiamente sarà comunque una bella esperienza e un modo di testare un po' il mio limite che fino a tante ore così consecutive non ho mai testato. E quindi a domani. Le 4 siamo partiti da qua, da casa, e la prima parte è andata bene, la prima salita il Turchino e il Faiallo sono andati bene. Cercavo di stare molto basso col cuore, e perché comunque la giornata sarebbe stata lunga, non volevo, anche se stavo bene, ma non volevo dare di più. La borraccia che la... un po' freddo nelle prime discese, quindi Urbe, Sassello, quei posti lì. Thank you.
siamo arrivati poi a Ormea in 6 ore 35, 6 ore 40, abbastanza bene, senza avere le gambe poi più di tanto affaticate. Ma poi la questa? Scusami, capito perché? Lì ci ha aspettato Ivan. Mi sono cambiato e siamo ripartiti. Ma scusami, perché tu già hai fatto cambiato così? Che si ho chiesto e me l'avevo dato. Che c'aveva i miei quelli. Non è semplice, E un po' scendere dalla bici e ripartire a piedi non è poi così immediato. E ero un po' imballato, vabbè, poi è iniziata subito una mulattiera ripida. Con l'aiuto dei bastoni non stavo benissimo, nel senso che nella parte a piedi la salita l'ho patita, comunque sono state 2 ore e mezza di salita in 9 km, 1.700 di dislivello, fino ad arrivare su a 2.004 ho dovuto rallentare molto il passo. Ha preso troppo più strano. Mi ero dato 2 ore e mezza a salire abbondanti e in 2 ore e mezza sono arrivato in cima alla vetta. Siamo arrivati in cima, alla fine nel toccare la croce in vetta è stato tirato un sospiro di sollievo e questo mi ha permesso di vedere l'intero progetto rimanente in discesa. Corricchiando, quindi mantenendo comunque un ritmo un po' più vivace rispetto all'andata, sempre senza strafare. Si ferma un attimo e poi lo riaccompagna. Cioè. Aspettando Manuel più o meno 3 ore fa. Arrivo, noi speriamo per le 14:30. Giù a Ormea ci aveva messo 1:35 a scendere, anche quello più o meno era il tempo che ci eravamo stabiliti. Arrivati giù abbiamo mangiato avocado, tonno e riso. Nel frattempo Davide Podestà ha pensato un attimo a mettermi un po' a posto, mi sono cambiato e siamo ripartiti. Secondo me.
subito le sensazioni non erano buone. Devo dire che i primi 50 km, 40 km avevo un po' male all'addome, non sapevo se era perché non avevo digerito le cose che avevo mangiato prima. Comunque, nonostante, vabbè, un po' di dolori di stomaco, così, ho accettato il fatto diciamo, accettato quello che veniva e ho pensato di andare comunque avanti senza fermarmi o soffermarmi su quello che provavo, sentivo a livello di sensazioni, dolori. E il ritorno è stato abbastanza lungo, però è volato, non sono stato tanto a guardarmi intorno quanto a pensare di riuscire a finire questa roba qua. Mi è sembrato di vivere 3 giorni in uno, cioè la giornata più lunga forse della mia vita, vissuta dal mattino prima dell'alba al tramonto. È stata una bella carica di adrenalina. Grazie al team di supporto che è stata fondamentale. C'era un vento. Un grazie a Marta, vabbè, la fidanzata. Forse è il ringraziamento più importante, nel senso che lei, ogni volta che ti vengono in mente queste idee, lei mi ha sempre strasupportato. Sicuramente è stata fondamentale anche lei. E ringrazio Alfier, che è il mio preparatore, e poi vabbè, un grazie alle aziende che hanno scelto di darmi una mano. So che aver finito questo progetto qua inevitabilmente mi porterà ad avere una visione diversa su quello che è un po' il mio limite e su quello che magari ti poni come obiettivo.